Salve a tutti, a settembre 2017 è uscito il nostro primo disco Cordaminazioni. Le riprese sono state effettuate durante i nostri concerti grazie all'ausilio di Firefly, negozio di strumenti musicali, audio e video di Potenza. Il disco ha voluto rappresentare nel modo più fedele possibile ciò che accade durante i nostri concerti. Per questo motivo abbiamo preferito lasciare dei piccoli errori, delle lievi scordature. Su questa filosofia sono stati effettuati mix da Valerio Sant'Arsiero e mastering da Alessandro Luvarà presso lo studio di registrazione Spain Audio di Molocchio. Mentre dalla veste grafica del disco se ne è occupato il fotografo Vito D'Andrea, sviluppatore del nostro logo, nostro fotografo ufficiale. Per evitare di allungare troppo le tracce, abbiamo deciso di tagliare gli applausi alla fine di ogni brano, lasciando solo quelli finali dell'ultimo brano, A Panetta e Cavaquinho, di Ernesto Nazareth. I brani scelti per la tracklist sono tutti dei nostri arrangiamenti. Alcuni sono stati trascritti da noi, altri fatti da altri artisti e sono una parte di quelli che eseguiamo durante i nostri concerti. La filosofia della scelta dell'ordine è la stessa che adottiamo durante i nostri concerti. Poter ascoltare diversi strumenti musicali a breve distanza, uno della tradizione del Sud Italia e l'altro del Sud America. Ogni strumento musicale eseguirà almeno due brani, per questioni di spazio nell'album, il mandolino ne esegue uno solo. Così sarà possibile ascoltare prima la chitarra classica dialogare con la chitarra battente, poi sarà la volta del charango, mandolino, due di chitarra classica, quattro, mandola, per poi passare alla seconda parte del disco dove ogni strumento musicale suonerà di nuovo altri brani. Questa la tracklist. Il primo brano è Son de Carillon di João Pernambuco. Nella trascrizione per chitarra battente di Marcello De Carolis, eseguito da Luca Fabrizio alla chitarra classica e Marcello De Carolis alla chitarra battente. Il brano numero 2 è Carnaval dell'Equipa, brano della tradizione popolare, eseguito da Luca Fabrizio al charango e Marcello De Carolis alla chitarra battente. Brano numero 3 è La Tarantella, opera 18 di Raffaele Calace, eseguito da me, da Luca Fabrizio al mandolino e da Marcello De Carolis alla chitarra battente. Il brano numero 4 è Danza Paraguaya di Agustín Barrios Mangoré, eseguito da Marcello De Carolis alla prima chitarra classica e da Luca Fabrizio alla seconda chitarra classica. Quinto brano è La Partida di Carlos Bonet, nella trascrizione per chitarra battente di Marcello De Carolis, eseguito da Luca Fabrizio al 4 e Marcello De Carolis alla chitarra battente. Il brano numero 6 è A Sud di Mozart, di Eugenio Bennato, nella trascrizione per chitarra battente del nostro amico Francesco Loccisano, eseguito da Luca Fabrizio alla mandola e da Marcello De Carolis alla chitarra battente. Brano numero 7, Carochigna, di Valdir Azevedo, eseguito da Luca Fabrizio al cavaquinho e Marcello De Carolis alla chitarra battente. Il brano numero 8 è Il Condor Pasa, di Daniela Romea Robles, eseguito da Luca Fabrizio al charango e da Marcello De Carolis alla chitarra battente. Nono brano,
Tarantella per mandola di Antonio Calzolaro, eseguito da Luca Fabrizio alla mandola e Marcello De Carolis alla chitarra battente. Il brano numero 10 invece è un medley tra il vals venezuelano numero 2 e il Maravino di Antonio Lauro, nella trascrizione per chitarra battente di Francesco Loccisano, eseguito da Luca Fabrizio al quadro e da me, Marcello De Carolis, alla chitarra battente. Brano numero 11, La tarantella di Zio Nicola, scritta da liutaio Nicola De Bonis e Eugenio Bennato, nella trascrizione per chitarra battente di Francesco Loccisano, eseguita da Luca Fabrizio alla chitarra classica e Marcello De Carolis alla chitarra battente. L'ultimo brano, il numero 12, è Apparente il cavacchigno di Ernesto Nazareth, eseguito da Luca Fabrizio al cavaquinho e da Marcello De Carolis alla chitarra battente. Ringraziamo ancora chi ci ha aiutato in questa produzione, il maestro Angelo Gilardino, il maestro Francesco Loccisano, il maestro Roberto Grisley, maestro Mauro Squillante, Alessandro Luvarà, fotografo Vito D'Andrea, Fabio La Guardia di Firefly, negozio strumenti musicali a Potenza, e Valerio Sant'Arsiero. Puoi ascoltare il nostro disco su tutti i digital store: Spotify, Amazon MP3, iTunes, Google Play, Deezer e CD Baby. Oppure, se sei un amante del disco fisico, puoi contattarci all'indirizzo mail info@cordaminazioni.com e ti spediremo Cordaminazioni direttamente a casa tua. Ciao a tutti, se vi è piaciuto il video seguiteci sul nostro canale YouTube, seguiteci sul nostro sito www.cordaminazioni.com e alla nostra pagina Facebook Cordaminazioni. Ciao. Ciao.